Allora ragazzi, bentornati su Sonic Mania. Siamo al secondo livello della Metal Madness Zone, che l'altra volta ci ha bastonato. Eppure stavolta non è da meno, perché come vedete già ho perso una vita per conto mio. Quindi sono rimasto con due vite, perché è veramente difficile questo mondo di gioco, ragazzi. Vediamo un po' se stavolta riesco a far meglio dell'altra volta. Dai, sicuramente sì, anche perché se vado peggio non credo che questa puntata la pubblicherò, quindi... Che faccio? Vado su, giù, io vado su, eh? Vado su. Ah sì, qua c'è il pezzo che tocca andare dietro i pannelli. Andiamo sempre dietro i pannelli. Adesso siamo davanti. Oh, scudino. Bene. Scelgo sempre andare su, fateci caso, non vado mai giù, perché teoricamente su dovrei stare più al sicuro, teoricamente. Oh, se ora non l'ho mai fatto, ragazzi, guardate. Questo grigio non l'ho mai visto. A meno che io ricordi. No, ho sbagliato, già ho sbagliato, non ho mancato uno. Sono andato malissimo, ragazzi. Un disastro, ma è difficile. Un disastro! Vaffanbene. Oh, intanto Tails mi ha preso gli anellini là, eh. Allora, qua non ci posso andare perché bisogna diventare mini Sonic. Ricordate nello scorso episodio eravamo diventati a un certo punto mini Sonic. Vediamo se riusciamo a ripetere l'impresa. Allora, questo qui, allora, il laser blu ti fa tornare grande. E già siamo grandi. Dobbiamo trovare il laser rosso per diventare dei mini Sonic. Beccate qui, no. Dai, mini Sonic. Dove stai? No, no, no! Ecco, lo sapevo che mi fregavo. Vaffanbene, io volevo fare questo. Moonwalk proprio. Ma guarda quel deficiente testa che sono trovato, che sta saltando, fa boing, boing, si mette a far diventare scemo. Basta, facciamolo sbloccare, sennò divento cretino, sentilo. Ecco, è tornato su. Allora, mo diventiamo mini Sonic, perfetto. Intanto Tails è sempre lì a Chicago. Sì! Attenzione che qua è dura. Ok. Intanto... Vai! Qua l'altra volta ci hanno schiacciato ed è stato game over, vi ricordate? Cerchiamo di non farci schiacciare. Io vado sotto qua. E andiamo. No, 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 no! Non mi schiacciate! Allora, dei 10 anelli la stessa me ne frega niente. Tanto ho appena preso 100 anelli, ragazzi, quindi sto a posto così. Già, ecco, ritorniamo Sonic grande. Prendiamo anche il livello bonus, già che ci siamo. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di decente. Oh, guardate che bella sta colorazione, viola gialla, bellissima. Ma qua come fai? No! Ma quando ce ne sono messi a triangolo, non riesco a capire come si fa. C'è una tecnica sicuramente, ma non la so, per fare quelli a triangolo. Oh oh! Ma vaffanbe! Vaffanculo. Tanto la vita bonus me la so presa. Siamo a 4 vite, quindi mi sto un po' rifacendo rispetto all'altra puntata. Siamo andati veramente male, ragazzi. No, devo tornare per forza qua dietro. Io volevo andare qua. Ok, abbiamo schivato là per là dietro. Qua c'è una mini bomba. Schiviamo, schiviamo. No, ma ha preso la mini bomba. Portaci su. La mini bomba mi ha dovuto togliere per forza tutti gli anelli, oh. Un attimo, vado a prendere altri 10 qua. Oh, mamma mia. No, un'altra volta mini Sonic sono diventato. Ma che deficienza.
Pure le mini punte ci stanno per mini Sonic. Mi hanno messo le mini punte. Che onore, Mamma mia, stavo per venire schiacciato. Ha detto un culo impossibile. Incredibile, impossibile. Modo da qua. Fai dispetto. Fai così. Torniamo Sonic grande. Perfetto. Attenzione qua. Vado su a destra, io vado a destra stavolta. Queste cose rodanti stavano nel... nell'ultimo livello di Sonic 2, mi pare, Ricordo anche, sapete cosa sto fatto delle ruote rotanti? Il livello quello di Roger Rabbit nel club Inchiostro e Tempera, dove bisogna ruotare intorno ai tavoli e trovare il momento giusto per cambiare direzione. Vai giù. Oh, gliela fatta andare giù, Ho abbassato un po' il volume così fa meno eco, perché mi sono accorto mo' che ci sarà stato un eco terribile della musica e degli effetti per tutto il livello. Ok. Mo' sono mini Sonic e livello bonus, però non cambia niente, nel livello bonus è normale. Pure sto livello bonus non l'ho mai visto, ragazzi. Mi pare che non l'ho mai visto. No, la deficienza. C'ho la deficienza addosso, ragazzi, mi sto poco da fare. Ok. Mi rimpicciolito. Devo fare il boss da rimpicciolito, ragazzi, non vale. Questo che boss è? Ma c'ha le palline con le gacciapon, ragazzi. Le palline quelle con... Guarda, c'ha i mini giocattolini. Che sono i mini... Questo è il primo boss da Sonic 2, questo, ragazzi. Solo che in versione mini... In versione giocattolino gashabon, infatti pure io sono mini, quindi mini Sonic, mini nemico. E questo qua è il boss di Sonic 3, il primo boss di Sonic 3, quello che spara per fuoco. Ma ha dato pure una Amy minuscola. Amy sarebbe la fidanzata di Sonic, qua in versione minuscola, che c'è una bomba appiccicata alla testa, mi sa. C'è stata che impressione, che esplosiva sta. Questa è, mi sembra braccia ma ammazza. No! Mi sembra braccia ma ammazza. Purtroppo c'ho solo tre anelli, ce l'ho. Mi sa che devo ammazzare tutti i gacciapon prima di poter vincere il livello. Però adesso me ne sta mandando tre assieme, oh! Mo me ne manda due assieme, cioè no, ma tra poco me ne manderà tre assieme, sto a vedere, No! Ok, è rimasta una Amy. Esplosiva. Vediamo se riesco a farla esplodere. Non riesco a far esplodere. Devi esplodere. Ah, ce l'ha fatta esplodere, ok. No, cos'è? Ah, mi spara le scintille, mo' soffio della buona donna. Ah, esploso. Ok, quindi bastava solo distruggere i giocattolini e vinciamo. Adesso abbiamo finito anche questo livello, fantastico. Sonic torna a dimensione normale. Noi abbiamo finito il livello contro... Robotnik versione Luna Park, che ci lancia i giocattolini nel gachapon. E noi adesso andiamo al prossimo livello. Che succede? Colpo di scena? Oddio, cos'è? No, un Mega Mac del dottor Robotnik. Un robottone immenso. Un robottone coi baffi. Non ci posso credere, ragazzi. Ai. Livello finale Titanic Monarch, il monarca titanico, ovvero Robotnik, che ha creato questo mega robottone, che ce n'era uno alla fine di Sonic 2, se ricordate, però questo sembra ancora più grosso, sembra molto più grosso di quello che stava alla fine di Sonic 2. Guardate la tartaruga col ventilatore che rompe le scatole. Strana città dietro, cos'è? Cosa di Tesla, Allora, prendendo sinistra e destra cambio l'angolo di rotazione. Ma sono cavi elettrici questi. Mi sa che questa è una città che è stata creata appositamente per alimentare il robot gigante di Robotnik.
Bellissima la musica. Allora, altri sfere di Tesla. Ok. 30 anelli, 31 di la verità, quindi possiamo farli. Pure questo non mi pare di averlo mai fatto, se che roba qua. Pure questo pare di una difficoltà infame. No! Livello Boeing Amiga, ma ci ha fregato. La palla di Amiga Boeing. Ok. E becca. Attenzione, qua mi sa che casca tutto. Ah no, questa qui è si sbilancia, quindi facciamo così, mettiamo un po' di peso qua. E poi andiamocene su. No, è caduto! Troppo peso l'ha fatto distruggere. Non l'avevo messa in conto sta cosa. Oh, guardate sulla sponda, siete un robottone gigante di Robotnik. Siete un braccio del robottone, guardatelo. No, la macchinetta. Questo è tipo la macchinetta del Luna Park, no? Quella di Bud Spencer e Terence Hill. Il razzetto di Terence Hill. Andava di moda a fine anni 70, inizio anni 80. Era una prova di forza, no? Quella del razzetto. Mi sono beccato le punte, mannaggia me. Niente, non basta. Come faccio a arrivarci nessuno? La vedo dura, ragazzi. Ma la Sonic sta andando a rovescio per sbaglio. Vediamo un po' se si può tornare indietro. No, posso solo andare in avanti. Vediamo un po' se riesco a passare a destra. No, ma dove vai Sonic? Fermo! Dove vai? Perché devi stare sempre tornando indietro? Tails ha sbagliato tutto, sono alla parte contraria. No! Ma cos'è? Ho perso pure tutti gli anelli, ragazzi. Un anello l'ho ripreso, attenzione. No! Ma un casino. Niente, non riesco a cavare un ragno dal buco. Oh, adesso c'è vulnerabilità, mi ha detto un super culo. Ora che c'è vulnerabilità ne devo approfittare. No, non ce la faccio. Porca lacca. Sì, ce l'ho fatta quasi. Sì! Dai! No! Per bravo! Ma no! Attenzione! Devo saltare quando sto più sul bordo? Non sbaglio? No! Sì, però ho saltato proprio un attimo dopo e mi ha fatto andare al contrario. Ma no! Sono pianissimo stavolta! Ma porca la vacca, niente, c'ho due monete, quattro anelli, ogni volta mi do di monete, mannaggia, questa è colpa di Mario, ogni volta mi do di monete. Sì, attenzione, ce l'ho quasi fatta. Sì, dai, forse ho capito il meccanismo. Sì, ce l'ho fatta, non ce l'ho al boss. Guardate dietro, siete robottone, come vedete, questi sono pezzi di robottone dietro, immenso. È una cosa titanica. Vado sotto o sopra? Io vado sopra, vai, sotto stanno i punti. Pure sopra qualche punto c'è. No, c'è un maiale che fa sto maiale? Non c'è bombe? Ah, già ce n'era uno così in Sonic 2, mi pare, 3 bombe, ricordo. Okay, beccate questa. Devo andare forza sotto qua perché sopra è impraticabile. No! Ma porca vacca, guarda quel. La scossa elettrica infame. Maggio,
chi è? Ho beccato i maialotti, così sembra. Ma fan bene ste sosse disgraziate. Riprendiamoci qua. È quello lì? No? Non me la scossa. Guardate, c'è un tipo, una spalla sembra del mostro. Attenzione, ce l'ho fatta. Ok. Vediamo. Sì. Oh, è difficile qua, eh. Oh, no, sono sue punte maledette. Ma ridammi un po' di... Niente. Due non ho preso, cioè c'ho due anelli, ragazzi, sono rovinato. Vai. Vai, maialone. Ok, ha beccato il maialone. Yellow bonus, niente da fare perché c'ho sei anelli, uno schifo totale. Attenzione, vai. No. C'ho zero anelli, un anello, baffam. No, fortuna che avevo preso il checkpoint, ragazzi, però sono veramente messo male. Attenzione che qua è super difficile. Oddio, no, ma perché? Ho perso due vite così, come niente. Sto a rosicare, ragazzi. E una l'abbiamo fatta. Qua devo stare molto attento. Vai, vado qua. Sì. Mamma mia, proprio il tempismo perfetto ci vuole per superare quel pezzo indenni. Sì, beccate questa. No, attenzione, questo mi ha portato... Ma mi porta sulle punte, bastardo! Ho perso un'altra vita così. Ultima vita, ragazzi, sono nella merda. Sono veramente nella merda. Quest'ultimo pezzo è veramente bastardo. Sono veramente infami. Ma siete la panza del robot, vedete? Attenzione. Ok. Allora, ora devo stare attento a sto braccio bastardo. Subito mi sono scansato perché qua... Ok. So, mi sa che sto entrando vicino al robot, eh. Sono vicino alla testa del robot. Ah, c'era una molla rossa. Ok, usiamo, eh. Ma che, come fai? No, ma porca la vacca polacca. C'ho zero anelli, io sono una merda. Come faccio qua? Dove andare? Posso avere? Ah, ecco, c'era la molla nascosta, mannaggia lei. Ah, lì sullo stemma ci sono tre lettere, non ho capito che c'è scritto. Scritto M, B, H, eh? Ma al prossimo stemma leggiamo bene che c'è scritto, no? No, perché va indietro? Mamma mia, tartaruga infame, voleva andare sul... Mi voleva far andare sulle punte. Allora, livello bonus, facciamo, dai. Ma questo è il livello finale, ragazzi, ve lo dico subito, questo qua del robottone, eh. Siamo a livello finale, porca vacca, però non sarà così facile finire il gioco perché già ho capito come l'andazzo qua, eh. Non credo proprio che riuscirò a finire il gioco in questa puntata. Noi ci proviamo, però vediamo un po' se ce la faccio. La vedo molto dura. Aia, si velocizza il tutto. Vai. Mancano solo 9 sferette, ragazzi. Mannaggia a me. Dove vado a pescare queste 9 sferette, mo? No, volevo girare. Ho girato troppo tardi. Le ultime 9 sferette, ragazzi, mi mancavano. Porca vacca.
Ma qui attenzionissima che c'ho l'ultima vita, eh. Qua secondo me mi fanno uno scherzone queste piattaforme qua. Infatti vanno verso l'alto, verso il basso. A tutte le parti. Ok, no, 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 no. Qua le devo far spezzare per andare giù, sicuro. No, ci sono le punte maledette. No, 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 la vita bon. No, lisciata la vita bon. Che sta rosica. Fammi tornare su. Vediamo un po' se riesco a ritornare. Niente, non ci fa tornare la vita bon. Mannaggia. Ma porca, mannaggia, maialone. Devi morire, maialone di me. Maialone, maledetto. Sta rosica, ragazzi. Che è qua? Oh, ci ho pensato te, il Samasar maialone è diventato un maialino. Ma guarda te, ma perché? Perché? Stavano in Sonic 2 sti maialoni, mi pare, nel livello finale, eh? Ma perché? Attenzio! Razzetto! Dell'una parte! No, ho visto delle. Degli anellini, me li vado a beccare. Perfetto. Allora c'è scritto HBH. Fatemi vedere bene che c'è scritto. Oh, guarda, c'è un Sonic lì bonus, ma sta pure al contrario. HBH, che vuol dire? Non lo so. HBH. Perché Eggman è con la E. E Robotnik è con la R. Che cacchio c'è sì? No, qua la vedo durissima. Battiti, battiti. Vai. No, ma... Ma schiacciato. No, ragazzi, ci posso dire che muove. No, 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 ragazzi, sono tristissimo. No, abbiamo finito questa puntata in merda, veramente in merda. Per questa volta è tutto, ragazzi. Nella prossima puntata riprenderemo dall'ultima zona, questo qua dall'ultimo livello. Sperando di finire il gioco, ovviamente. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, ragazzi, alla prossima.